prima slide. Il mio intervento ha un po' a che fare con tutto quello che avete sentito prima, come raccontarlo alle persone, o comunque cosa succede quando arriva, questa è stata a tutti gli effetti una breaking news, cioè una notizia bomba, come spiegare tutto quello che abbiamo sentito a un comune mortale che non sa nulla di di osina e cosina eccetera. Allora, intanto di cosa, quando parliamo di carne rossa, comunicazione per la salute, di che comunicazione stiamo parlando? Perché la stessa notizia avrebbe potuto essere una notizia caratterizzata da informazioni per la promozione della salute, e quindi quanta carne rossa mangiare, livelli consigliati eccetera. Avrebbe potuto essere una notizia per la prevenzione della salute, degli stili di vita non corretti, ma invece cosa è stata? È stata al 100% una notizia caratterizzata dal rischio, quindi rientra pienamente nella cosiddetta comunicazione del rischio. Cosa c'è da dire subito? C'è da dire che quando si parla di cibo, soprattutto gli italiani, quando si dà una notizia sul rischio che ha a che fare con quello che mangiamo, entrano in gioco tutta una serie di meccanismi che hanno a che fare, poi sulla carne in particolare, che hanno a che fare con le scelte giornaliere delle persone, con stili di vita consolidati, e con tradizioni, e tutto ciò ovviamente cosa fa scaturire? Fa scaturire un'emotività, una reazione di pancia a qualsiasi notizia che è ingovernabile. Cosa succede però rispetto a questa notizia delle carni rosse? Che la bomba l'ha fatta scoppiare l'OMS. Non sempre, vedremo poi il ciclo delle notizie, non sempre la fonte della notizia è facilmente riconoscibile nell'autorità. E quindi i giorni successivi a questa breaking news era molto buffo vedere come persone che fino al giorno prima la sigla OMS non sapevano che cosa potesse significare, dicessero sui social network: l'ha detto l'OMS. L'ha detto l'OMS era un refrain che ha accompagnato una settimana, e no, l'ha detto l'OMS, non l'ho detto io. Quindi anche questa componente ha fatto sì che la comunicazione fosse in qualche modo sporcata da delle reazioni emotive. Tanto è vero che vi riporto questo tweet che mi ha fatto sorridere, ma che è vero: non credete all'OMS quando dice che bisogna vaccinarsi e fare educazione sessuale, ma le credete se dice che la carne fa male. Questo era uno dei tweet comparsi. Dicevo, comunicare il rischio, che cosa vuol dire per un pubblico comune, un pubblico generalista? Vuol dire che bisogna interpretare numeri e dati, bisogna interpretare i termini, bisogna considerare la percezione del rischio di ognuno di noi, che non è quasi mai data da un meccanismo causa-effetto. Tutto quello che diceva Gelli prima, in qualche modo, bisogna tradurlo per una persona normale. Cioè, se io decido di far passare questa notizia, ovviamente non posso far vedere i grafici che ci ha fatto vedere Gelli ad un pubblico di esperti o semi esperti, ma questi numeri li devo interpretare, questi dati li devo spiegare, e soprattutto i termini. Voi pensate, per una persona comune, cosa vuol dire è probabilmente cancerogeno. Già solo il termine cancerogeno è un termine che, ritorniamo all'emotività, alla pancia, si porta dietro tutto uno spettro di possibilità nefaste. Il certo, probabile e possibile non è così automatico che il pubblico lettore capisca che cosa vuol dire. Quindi io devo spiegare che cosa vuol dire un rischio certo, un rischio probabile, un rischio possibile, in qualche modo, con un'immagine, poi vi farò vedere, qualcuno ha cercato di farlo. Guardate, questo è un test,
lo leggiamo insieme o ve lo leggete per... Cibo A: mangiando una porzione giornaliera di 50 grammi per tutta la vita, la probabilità di ammalarsi nel corso della vita si incrementa dell'1,08%. Cibo B: se non lo mangiate mai, la probabilità che vi venga il cancro è del 6%. Se ne mangiate 50 grammi tutti i giorni della vostra vita, la probabilità passa al 7%. Cibo C: se ne mangiate ogni giorno 50 grammi, aumenta il rischio relativo di cancro del 18%. Cibo D: causa un cancro abbastanza raro prima dei 40 anni. Dai 50 comincia a manifestarsi e raggiunge il suo picco a 70 anni. Circa un italiano su 14 ne viene colpito entro gli 84 anni di età. Cibo E: è responsabile di 37.000 morti l'anno. È il tumore più frequente in Italia, con il 14%, seguito da quello alla mammella e quello alla prostata. A qualcuno viene in mente qualcosa rispetto a questi cibi? Sì, è sempre lo stesso. Parliamo del cancro al colon, parliamo dei dati che ha detto Gelli prima, se vedete le percentuali sono quelle, ma se io sottopongo questo test a una persona che è di rischio assoluto, di rischio relativo, di probabilità cancerogenità, mi di prova attenta, è stato fatto il test, di dire ma magari quello dei 70 anni se ho trentenne, se dovessi scegliere. Quindi non è così, questo è un esempio per far capire come i numeri non sono così scontati da interpretare. Cosa succede però? Succede che questa notizia viene divulgata in un momento storico in cui la parte del padrone rispetto alla comunicazione la fa il web e la fanno soprattutto i social network. E cosa succede? Che nella maggior parte dei casi, quando si parla di notizie, pensate anche ai vaccini, di notizie scientifiche, di notizie che hanno a che fare con dati epidemiologici e basi di scienza, succede questa cosa qui, che o la notizia viene divulgata creando disinformazione o allarmismo o entrambi. Aggiungerei anche controinformazione, che è una terza possibilità. Sui vaccini, per esempio, è stata più forte questa parte della controinformazione, ma anche sulle carni rosse non si è scherzato. Questo è il ciclo della notizia così come dovrebbe essere. Allora, la IARC, agenzia all'interno dell'OMS, pubblica questa notizia di questo studio. Dove lo pubblica? Lo pubblica su una rivista scientifica che è The Lancet Oncology. Dalla rivista scientifica un giornalista scientifico, un divulgatore scientifico, qua vi ho messo la foto di Iannucci perché se andate su Google e mettete giornalista scientifico vi esce Iannucci come primo. Questo giornalista scientifico si appropria della notizia, la manda agli organi di stampa, ai media generalisti, e i media generalisti, questo era fino a prima dell'avvento dei social network e del web, e la notizia arriva al pubblico. Cosa succede ora? Succede che in mezzo a tutto questo processo non si colloca in un punto e proprio fa parte a 360 gradi del processo della notizia, e questo crea un cortocircuito pazzesco. La IARC pubblica la notizia carni rosse il sabato sera sul sito dell'OMS, la domenica notte, il lunedì mattina succede il finimondo, quindi questi passaggi di fatto vengono saltati. Interessa poco che è stata pubblicata su Lancet Oncology, interessa quello che viene scritto poi sui siti e sui social network. Vizia virtù di questo media, del perché è successo quello che è successo. Di fatto quello che io vi elenco qui nel caso carni rosse sono stati tutti vizi, per quanto siano considerate virtù nella comunicazione. Perché vizi? Perché il 26 ottobre a mezzogiorno, proprio l'ora se si vanno a vedere le statistiche, a mezzogiorno del 26 ottobre del 2015 il web era intasato con la notizia della carne rossa. Non poteva entrare nessun altro tipo di notizia in quel momento, la notizia era quella. Cosa si scatenano? Si scatenano dibattiti, interazioni, ovvio, ci piace il fatto che sia una comunicazione bottom up, lo diciamo sempre, ma in questo caso
il fatto che il destinatario avesse voce in capitolo ha creato il disastro comunicativo, nel senso che le primissime notizie sono state notizie che avevano come caratteristica quella di essere, le vedremo più avanti, allarmismo puro, senza nessuna base scientifica. Cosa vuol dire buzz? Qualcuno parlava, tra l'altro proprio un giornalista scientifico, che l'affare carni rosse ha creato un buzz tossico, cioè è stata più tossica la comunicazione dell'eventualità di mangiarsi una bistecca. Più volte si è ripetuto questo, il buzz è il chiacchiericcio, perché questo è quello che succede sui social network, si chiacchiera, però quando si chiacchiera di, come dire, argomenti che non interessano la salute ci può stare benissimo. In questo caso il chiacchiericcio porta dei fraintendimenti. Pensate che nei primi tre giorni su Twitter c'erano 127.000 tweet relativi alla carne rossa al giorno. A un certo punto, al 5 gennaio, mi fa ridere questo soggetto che dice: visto che non ne parlate più, immagino che la carne rossa faccia di nuovo bene. Vi ho sottolineato anche comunicazione tra pari, perché come sapete, tra tutte le teorie della comunicazione, la comunicazione più forte, quella più efficace, più vincente, è la comunicazione interpersonale tra pari. Me l'ha detto, funziona più di mille altre fonti. In questo caso succede tantissimo, nei social network la comunicazione tra pari è la regola, quindi se sono dei network di amici, di conoscenze sociali, non solo magari di conoscenze, ma di gente che la pensa allo stesso modo. E pensate su un tema come la carne rossa, l'alimentazione, quanto ha avuto potere il fatto di parlarsi tra pari. Facebook oggi è il circo, gente che fuma un pacchetto di sigarette al giorno e si interroga con le amiche in bacheca sulla carne rossa. Succede questa cosa e lo riporto sempre, chi mi ha già sentito si ritira, che parlo, Umberto Eco, ma è il mio. Io mi arrabbiai molto quando qualcuno è diventato famoso, questa sua, come dire, a 2 mesi fa o 3 mesi fa, Umberto Eco rilascia un'intervista dove dice: io sono totalmente contrario ai social network, i social network danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Prima parlavano solo al bar con un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Per Eco il web sarebbe un vero e proprio dramma, perché promuoverebbe lo scemo del villaggio detentore della verità. La struttura di internet, secondo Eco, favorirebbe infatti il proliferare di bufale. E così è stato. In questo caso ha ben ragione Eco, perché mentre non sono d'accordo sul fatto dell'invasione degli imbecilli per la democrazia della comunicazione, ma su argomenti come la carne rossa, il proliferare di bufale e la parola allo scemo del villaggio è stata veramente data al 100%. Come se ne è parlato? Allora, i tre filoni rispetto alla carne rossa sono stati questi. Informativo razionale, cioè termini e modalità comunicative delle fonti scientifiche. Ma cosa succede? Succede un po', è come la presentazione di Gelli buttata su Facebook. Succede che le persone non la capiscono. Scusami, probabilmente non la leggono proprio. Ma succede anche che normalmente l'informazione scientifica, se voi fate delle prove su Google, la fonte autorevole è sempre tra gli ultimi risultati. Quindi anche se io avessi le capacità di lettura dei dati e dei numeri che dicevamo prima, se vado in internet faccio molta fatica a risalire a chi ha la parola per comunicarmi questo tema, e quindi è anche un problema di accessibilità, non solo di comprensione. Il secondo è lo stile sensazionalistico emotivo, la fatta da padrone, vedremo poi delle immagini, quindi assolutamente colpire la pancia, l'emotività. E cosa succede? Caratteristico di questo stile è che l'informazione scientifica era proprio lasciata all'angolo, regnava proprio quello che dicevo prima, no? Quindi l'emozione, gli stili di vita, la tradizione, la paura molto spesso. Ma il più interessante, ed è quello che è successo nel caso Carni Rosse, è la bomba e poi la pacca sulla spalla.
che a livello che nella comunicazione è la peggiore cosa che uno può fare. Quindi la bomba è innescata per 7 giorni e dopo questi 7 giorni no, ma non è proprio così. I primi giorni, questi sono alcuni dei titoli nei giornali, apparsi poi sul web, la carne lavorata è cancerogena, ha detto l'OMS, rispetto a quello ha detto l'OMS, la guerra dell'OMS a salsicce e salumi, provocano il cancro come le sigarette, carne e tumori, l'allarme dell'OMS crea panico, OMS, le carni rosse lavorate nella lista dei prodotti cancerogeni, più se ne mangia più aumenta il rischio di avere un tumore. Documento shock dell'OMS, pensate, per una persona, appunto, un comune lettore che non sa che cos'è l'OMS, il documento shock, la carne rossa e il tumore, disastro. Clamoroso a tavola, questa è la Repubblica, clamoroso a tavola. Alimentazione, l'OMS, la carne rossa favorisce il cancro, come il fumo l'amianto. No, un titolo di questo tipo, di nuovo, se non lo interpreti, ti fa andare nel panico assoluto. Guardate cosa succede 7 giorni dopo, veramente solo 7 giorni dopo. L'OMS ha sbagliato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sbagliato, la carne rossa non fa venire il cancro. La carne rossa è cancerogena, forse è una bufala, la parola di veterinario. Carne rossa, virgola, ora fa bene. Capite come il meccanismo che si innesca e che assolutamente annienta l'informazione. Succede anche questo, e questo in comunicazione potentissimo rispetto alle faide, alle prese di posizione, che su un tema, una breaking news, compare il testimonial noto. Lo vogliamo, però lo vogliamo di tutte e due le parti. E quindi vogliamo il buon Veronesi che dice: io ve l'avevo detto, adesso se esce questa cosa, e Petrini di Slow Food, salsiccia di Bra, compagnia bella, che dice: ma siete tutti pazzi, no? La carne rossa con moderazione va bene. E di nuovo confusione. A chi devo credere? A Veronesi, che però mi sembra uno che ha una faccia saggia, eh? O a Petrini, che è Slow Food? Ironia e sarcasmo. La cosa interessante è che, per esempio, si sono distinti moltissimo i social network, cioè su Facebook si è creato dibattito, disinformazione, controinformazione, molto chiacchiericcio, molto esperienza, personal storytelling, mia nonna mangiava, questo è successo su Facebook. Su Twitter l'80% è stato questo, cioè proprio presa a ridere. E così è durato a lungo. Questi sono alcuni esempi. Io il tentativo di passare alla sigaretta elettronica l'ho fatto varie volte, ma vi avviso che non ho nessuna intenzione di provare a passare al salame elettronico. Immagini del, vedete come le pacchette di sigarette, il porco uccide, eccetera. Una terza interessante approccio comunicativo, e che anche questo è interessante, è la teoria del complotto, esce sempre. Che cosa succede? Che più o meno negli stessi giorni della notizia carne rossa passa un po' così, un po' in campana, la notizia che l'Unione Europea legalizza, passatemi il termine, il consumo alimentare di insetti, come così altri stati. Quindi l'Unione Europea finalmente accetta negli alimenti prima carne rossa cancerogena, poi insetti da mangiare, questa è propaganda, questa è strategia. Questo stile qua del complotto ne abbiamo tantissimi esempi, quindi di persone che dicono: questa cosa della carne rossa è successa perché? Così come in un altro senso, con un'altra interpretazione, il complotto rispetto alla fonte. Quindi più persone che hanno detto: l'OMS ha detto una falsità, quei dati lì sono dati che non sono veri. Questa persona scordamaglia di Federalimentari, io denuncio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la denuncio perché ciò che dice non ha basi scientifiche.
Concludendo, uno si chiede bene tutto questo, si ride, si capisce com'è un po' la situazione, che cosa si può fare rispetto alla comunicazione per la salute. Ci sono delle grandissime falle. La prima è questa: manca una filiera. Quella immagine che vi avevo fatto vedere sarebbe bellissimo nel mondo ideale: dalla OMS si passa alla rivista, il divulgatore scientifico, alla stampa, alla televisione. No, questo difficilmente succede. Ma se ognuno di questi soggetti avesse, come dire, una progettualità a monte sulle notizie, le notizie verrebbero divulgate in un modo più ordinato, o comunque si parerebbero dei colpi. Manca senz'altro una cultura della comunicazione scientifica sui mezzi popolari. Succede anche che la comunità scientifica non c'è. Cioè, se voi pensate, il Ministero della Salute nel 2016 non è presente, per esempio, su Facebook. E questa è una mancanza enorme. Se voi pensate al Canada, all'America, tutte le grandi agenzie di salute ci sono. La terza cosa, come parlare. Quindi capire che tutta una serie di termini possono essere fraintesi. Il plain language è il linguaggio, come dire, comune, e l'uso di infografiche, che però non possono essere queste infografiche. Conoscete questo? Lo conoscete? È nuovo. Un mese fa il Corriere della Sera dice: confessiamolo, i dati spaventano, numeri, cifre, grafici sembrano avere su molti di noi un potere di intimidazione, è vero? Eppure quelle tabelle sanno raccontare il mondo che viviamo, offrono angoli di visuale nuovi sulle nostre vite, spiegano ciò che ci interessa e ci emoziona, descrivono quello che appassiona e incuriosisce. Non nascoste dietro un volto freddo fioriscono storie. Allora provate, io ho provato, probabilmente Luisella, Lidia e tanti dei presenti riuscirebbero ad usarlo in un modo agevole. Io ho tentato di tirare fuori dei dati e delle infografiche da questo strumento e mi sono messa a piangere, nel senso che se questo vuole essere un aiuto a livello di accessibilità dei contenuti, non lo è, caro Corriere della Sera. Questo è un esempio invece in cui lo è. Potrebbe magari far inorridire qualcuno e dice: oddio, cos'è, che colori è, ma si capisce. Questi schemi qua una persona li capisce, o comunque li capisce più della maggior parte delle altro tipo di informazioni. Perché? Perché le immagini, tra l'altro, sono proprio il vettore principale della comprensione rispetto a... Questo è un po' lunga, però ve la volevo leggere insieme. Tognotti si occupa di cultura, storia della salute, e dice: aspettando che dopo l'allarme rosso sul potenziale cancerogeno di carni rosse lavorate ci tramortiscano con le annunciate sentenze sui rischi del caffè, tornerebbe utile un'altra operazione per non rinunciare a vivere temendo di morire: procedere ad una classificazione sul potenziale effetto confusiogeno-ansiogeno delle istituzioni scientifiche internazionali, da cui tutti, e non solo i più voraci consumatori di insaccati e carne rosse, si aspetterebbero che svolgessero al meglio il loro ruolo, che è quello di valutare attentamente, su una base scientifica fondata, le sostanze, gli alimenti e le attività che causano il cancro, dai pesticidi ai raggi UV, e di fornire, se possibile, la parola definitiva sui possibili rischi. Quello che è mancato in quest'ultimo rapporto, che ha gettato il panico ovunque, mostrando la confusione, i limiti e l'inefficacia della comunicazione dei risultati. Come orientarsi e difendersi dalla comunicazione scientifica a pioggia? Basterebbe, per cominciare, che almeno le più importanti istituzioni scientifiche imparassero a comunicare il rischio con linguaggio e modalità capaci di evitare confusione e panico. E io ho chiuso.